Simone Cecchetto è il nuovo presidente dell'Associazione Italiana di Fisioterapia. L'elezione è avvenuta al termine dell'assemblea elettiva che AIFI ha tenuto online lo scorso weekend e che ha visto il passaggio di consegne tra il precedente ufficio di presidenza guidato da Mauro Tavarnelli e la nuova governance. Il nuovo consiglio direttivo per il periodo 2021-2024 sarà formato da Andrea Turolla, vicepresidente, Donato Lancellotti, segretario nazionale, Denise Gianin, tesoriere, Silvia Gianola, consigliere, Claudia Pati, consigliere, Andrea Piazze, consigliere. Cecchetto, dopo l'elezione, ha dichiarato che si farà promotore di nuove attività a favore dei soci, formazione di qualità, affiancamento continuo agli studenti di fisioterapia e stretta collaborazione con il mondo accademico e azioni per facilitare e supportare la produzione scientifica in fisioterapia, oltre ad un dialogo continuo con le istituzioni centrali e regionali. Conto alla rovescia per la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale dell'ONU e che viene celebrata ogni anno il 2 aprile per richiamare l'attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico. È importante allora avere più consapevolezza sul tema, ma sapere anche che si raggiungono ottimi risultati attraverso la riabilitazione e con la pet therapy in particolare. Questo è il messaggio rassicurante che la senatrice UDC Paola Binetti ha lanciato anche alle associazioni dei genitori di bambini autistici a margine dell'evento che si è tenuto al Senato e dedicato ai diritti delle persone nello spettro autistico. Nell'ambito dei rapporti e anche laddove tutte le volte noi sperimentiamo una difficoltà di comunicazione, una difficoltà di relazione, gli animali possono svolgere un ruolo da sempre molto importante e molto interessante. Ci sono bambini che attraverso la relazione con il proprio cane riescono tutto sommato ad affrontare delle situazioni di isolamento da cui altrimenti non verrebbero fuori. La dimostrazione dell'efficacia dell'ippoterapia ha tutta una serie di studi che sono stati abbondantemente documentati. Per alcune persone l'animale di maggiore, come dire, prossimità ai bambini può essere l'onoterapia, cioè l'asinello, perché può incutere qualche volta meno paura. Il criterio sperimentale ci dice che nella relazione il bambino risponde alla sollecitazione dell'animale e l'animale si lascia sedurre facilmente dalla tenerezza e anche lascia che il bambino possa giocare con lui, accettando, come dire, dal bambino cose che magari non accetterebbe dall'adulto. Possiamo dire che tra gli uni e gli altri il dialogo che si stabilisce, un dialogo mutuo, non fatto di parole ma fatto di emozioni, può essere un dialogo molto efficace, molto utile, molto interessante per entrambi. Vaccinare rapidamente contro il Covid-19 tutti i 3.000 fisioterapisti che si sono iscritti nelle liste della Regione Lazio. A rischio, oltre agli stessi operatori sanitari, ci sono i loro assistiti. Sono questi i passaggi chiave della lettera inviata all'assessore alla sanità Alessio D'Amato, ma anche a tutti i DG delle ASL di Roma, dal presidente dell'ordine TSRM, PSTRP di Roma e Provincia, Claudia Del Pont, e dal presidente della commissione d'albo dei fisioterapisti di Roma e Provincia, Maria Rita Molinari. A rischio contagio, insieme a loro, spiegano nella missiva, ci sono appunto anche i pazienti, stimati in circa 50.000 persone fragili, perché gli operatori sanitari non hanno mai sospeso la loro attività, neppure in periodi di lockdown o zona rossa. Quindi i fisioterapisti chiedono in tempi rapidi una soluzione a questa grave criticità. A volte salire le scale, passeggiare, alzarsi e sedersi può diventare una vera e propria impresa e la colpa è spesso dell'artrosi, una malattia che colpisce anche l'articolazione del ginocchio. Il dolore è solo il primo campanello d'allarme a cui prestare attenzione, a cui seguono rigidità e gonfiore. Andare subito dallo specialista è una buona strategia per mettere in campo i trattamenti conservativi che sono la prima scelta, a cominciare da un buon protocollo riabilitativo. L'agenzia Dire ne ha parlato con Mario Tartarone, direttore dell'UOC di ortopedia del San Carlo di Nancy a Roma. L'artrosi al ginocchio è una patologia estremamente comune che colpisce persone di tutte le età a seconda del grado di artrosi ed è più frequente nelle donne nell'età più avanzata, quindi dopo i 50-55 anni. Si
Sicuramente la fisioterapia nel trattamento della patologia artrosica del ginocchio ha una sua validità in tutte le fasi della patologia. Quindi in una prima fase la fisioterapia può servire per risolvere le forme iniziali di dolore e di limitazione dell'articolarità del paziente e di procrastinare ulteriori trattamenti che eventualmente saranno necessari. Nel momento in cui il paziente dovesse giungere invece anche alla necessità di dover pensare a un trattamento di tipo chirurgico, la fisioterapia ha una sua importanza fondamentale sia nella fase di preparazione del paziente, quindi il rinforzo muscolare, il recupero dell'articolarità, tutto questo consentirà al paziente un recupero postoperatorio molto più rapido e meno doloroso. E ovviamente è ancora più importante nella fase postoperatoria, per evitare che si possano creare delle rigidità, delle limitazioni articolari e per ridurre la fase di dolore che è inevitabile nell'immediato postoperatorio. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.